eccolo. Bene, eccoci qua. Dopo 2 mesi ce l'abbiamo fatta, siamo tornati. Da ieri aperta l'officina. Nel frattempo vi dico subito, abbiamo fatto il sito nuovo che si chiama e-bike for enduro. Stiamo mettendo sempre dentro più prodotti possibili, ci sono ottime promozioni. Il sito è una cavolata, non ci sono troppe categorie, non è dispersivo, quindi si trova abbastanza tutto molto in fretta. È tutta roba che è inerente al mondo enduro. ebikeforenduro.it. Per gli iscritti al canale, qua sotto abbiamo predisposto uno sconto extra con un codice che solo gli iscritti potranno vedere da settimana prossima più o meno. Quindi iscrivetevi e prendete uno sconto extra al 10% che c'è già sul sito su tutti i prodotti. Box, Fast House, Troy Lee, Liat, veramente tutta roba di un certo livello. Un'altra cosa importantissima, per ovvi motivi siamo stati tutti bloccati 2 mesi, quindi tutti quelli che hanno partecipato riusciremo a spedire probabilmente in questo mese, ma massimo entro giugno, la maglietta celebrativa. Quindi non mi sono dimenticato, è solamente che purtroppo ci sono stati delle grosse difficoltà in questi 2 mesi di chiusura totale. Stiamo cercando di andare avanti per il meglio, abbiamo preso delle biciclette da mettere a noleggio che ho provato oggi, sono delle Conway, tutte full, tutte col motore CX generazione 4, l'ho provata, mi sembra una bici perfetta da noleggiare ed è anche interessante se uno non vuole spendere tantissimo, perché è una bici che comunque sta al pubblico sui 3.500-3.600 euro. Non lo so, poi con Conway non si capisce un cazzo con i listini, quindi non lo so. Detto questo, mi stanno riarrivando le Mondraker e Rocky Mountain, quindi cerchiamo di ritirarci su. Devo dire un grazie grosso a DSB Bonandrini che mi sta aiutando e supportando. Guardatevi il video, è la prova della Conway 227 che alla fine è anche interessante. Ho rischiato di morire però. Ciao! Bene, siamo vivi. Giro di rientro, nuova prova. Queste sono le bici che metteremo a noleggio. Quindi abbiamo scelto una bella bici montata con un Bosch nuovo. C'ha la batteria da 500 wattora, ma abbiamo fatto 700-800 metri di dislivello. È ancora praticamente piena, c'è un attacco, abbiamo consumato, quindi ce n'è per un noleggio. È una bella bicicletta, 27,5, 140 avanti e dietro, montata con una RockShox Recon base. Ovviamente è un noleggio, è la base, la piccolina di Conway, un marchio tedesco. Dietro per me lavora bene, bocciati assolutamente i freni e vedremo se riusciamo, su quelle che metteremo a noleggio, di cambiarglieli magari con uno Shimano, un MT520, così facciamo una frenata giusta. Però la bici nel complesso è promossa, buona. Allora, prime sensazioni, direi che sono piacevolmente stupito. Parliamo di una biciclettina entry level a tutti gli effetti, 140 d'escursione. C'è un po' di casino con i freni. Madonna, sembra che sia tutto a posto. Ma dicevo, è veramente giocosa, piccolina, abbastanza agile. Bosch a manetta ti porta su facilmente ovunque. Siamo riusciti ad arrivare su, adesso velocissimi giù. Mascherina Liat sul sito a 45 euro, spettacolare, doppia lente, bellissime. Intanto vi dico che non frena assolutamente, però proprio zero, sti freni. Non so come arriveremo giù. Muove bene il carro posteriore di questa bici, veramente gradevole.
grip è praticamente inesistente. Vediamo se migliorano un po' i freni nella discesa, si scaldano un po' magari. Beh, ritornare dopo 2 mesi ha il suo perché, eh? Diciamo che si rischia di andare per terra ogni sasso. Vediamo se la portiamo senza pedalare in fondo. Buono. Praticamente non esiste l'anteriore. È divertente questa bicicletta. La curva mi piace sempre. Parla così un po'. Ramo. Però, ma che bello, gira bene, tutto sommato. Eccolo. L'unica pecca sono i freni, poi le gomme, vabbè, si cambiano, ma i freni è avere un pezzo di plastica in mano. Comunque si fa un po' tutto, un po' più piano, come bici che metteremo a noleggio, non è male. Una forza della Madonna bisogna fare. Però la retta, dai.